Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Meteor 75 Pro, microdrone classe Whoop della BetFPV. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. In fase di acquisto possiamo scegliere con quale ricevente equipaggiare il nostro modello, Express LRS 2.4 GHz, FR Sky o TBS. Io ho scelto la versione Express LRS, vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo due batterie, un caricatore, delle eliche di scorta, un cavo USB, un cacciavite e alcuni accessori. Infine abbiamo il nostro BetFPV Meteor 75 Pro. Per quanto riguarda le batterie, abbiamo due BetFPV 550 mAh da 1S, il connettore è un BT 2.0. Il caricabatteria ha due canali e può essere usato anche per verificare la carica della lipo, in questo caso usiamo la porta test. Per ricaricare le batterie usiamo il cavo USB tipo C che ci viene fornito in dotazione. Le eliche sono delle Genfan a tre pale da 45 mm, come ho detto ce ne viene fornito un set di riserva oltre a quelle già montate sul drone. Questi accessori non sono strettamente necessari e servono per personalizzare il drone, se volete usarli vanno messi sopra la canopy. Una volta montati il risultato finale sarà questo. Il Meteor 75 Pro ha la classica colorazione bianca e azzurra BetFPV, ma se preferiamo possiamo acquistare dei frame di scorta per personalizzare il nostro Whoop. Sul sito BetFPV abbiamo una grande varietà di colori, visto il prezzo piuttosto basso vi consiglio di prenderne qualcuno, vi lascio questo link in descrizione. Io ho preso questi, per ora tengo il frame azzurro, ma se dovessi averne bisogno li ho pronti di scorta per un'eventuale sostituzione. Passiamo ora alle specifiche, il Meteor 75 Pro è un drone classe Whoop analogico, pensato per essere usato con lipo da 1S. I motori sono dei BetFPV 1102 da 22.000 kW, sono quindi ottimizzati per le batterie a una cella. L'albero motore è da 1.5 mm, tenetene conto se valutate di prendere delle eliche di ricambio. La videocamera è una BetFPV C03 microcamera. Il sensore è un CMOS da un terzo. La risoluzione è da 1200 TVL. Il rapporto è da 4 terzi con sistema NTSC. La lente è da 2.1 mm con FOV di 160 gradi. Passando alla videotrasmittente abbiamo una BetFPV M03 5.8 GHz VTX. I canali sono 48 divisi nelle bande A, B, E, Fatshark e Race Band. La potenza può essere regolata e possiamo scegliere tra 25, 100, 200 o 400 mW. Tutte le configurazioni possono essere effettuate via Smart Audio, direttamente da Betaflight o radiocomando tramite USB del visore. Veniamo ora al Flight Controller, abbiamo una scheda BetFPV F4 1S 5A. Il processore è un F411 e il giroscopio è un BMI 270. È disponibile una memoria flash da 8 MB per il tuning tramite black box. 8 MB sono pochini, c'è da dire comunque che BetFPV ha già fatto i PID, quindi la black box non serve più di tanto. Passando agli ESC, BetFPV ci mette a disposizione un 5A BLLS con firmware BlueJay già installato. Come potete vedere infatti gli RPM filter sono attivati e configurati, quindi da questo punto di vista non dobbiamo fare altro. Questa scheda ha ricevente Express LRS integrata tramite connessione seriale, può essere quindi aggiornata senza problemi con la vostra password tramite l'Express LRS Configurator, io direi subito di vedere come fare. Scarichiamo l'Express LRS Configurator da questa pagina, vi lascio il link in descrizione. Una volta scaricato e installato il Configurator possiamo avviarlo. Qui scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. In Device Category scegliamo BetFPV 2.4 GHz. In Device scegliamo BetFPV 2.4 GHz IO e RX. Come metodo per il flash selezioniamo Betaflight Pass-Through. Le opzioni qua sotto possiamo lasciarle anche tutte predefinite. L'unica cosa da inserire è la password per il bind che deve essere la stessa che avete usato nel modulo. A questo punto possiamo fare flash.
Perfetto, aggiornamento completato. Molto bene, dopo aver visto le caratteristiche del Meteor 75 Pro e aggiornato la ricevente, possiamo uscire per un test di volo. Ed eccoci al test di volo. Chi mi segue sa che non sono un grande fan dei Micron S, ma in questo caso mi devo ricredere. Il Meteor 75 Pro risulta essere un drone molto agile e scattante, nonostante sia alimentato da una batteria a singola cella. Anche se la giornata di oggi era leggermente ventosa per usare questo Whoop, devo dire che il micro si è comportato ugualmente bene. In volo si sente la leggerezza del modello, che permette lunghe accelerazioni e flip and roll con rate piuttosto alti. Per questa prova infatti ho usato dei rate molto simili a quelli che uso sui miei droni da 5 pollici freestyle. Buona la VTX, anche se non mi sono mai allontanato più di tanto, il segnale è sempre rimasto pulito con delle interferenze veramente minime. La componente che mi ha entusiasmato di meno è la videocamera FPV, infatti ho trovato i colori leggermente smorti e avrei preferito un video con un po' di saturazione in più. In linea di massima comunque mi sento di consigliarvi questo drone, se state cercando un Whoop analogico 1S, questo Meteor 75 Pro è una scelta da prendere assolutamente in considerazione. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.